Andrea. Cinciarini. Cincia. 33. Giocatore di basket. Gemelli. Carbonara. La determinazione. Sono molto testardo. Da piccolino mio papà, che è milanista, guardava le partite del Milan e io mi sono innamorato ai tempi di Roberto Baggio. Shevchenko. La Coppa dei Campioni vincemmo 2-1 ad Atene con Pippo Inzaghi superstar. Trento-Milano, gara 6 a Trento, vinta da Milano e vincemmo il 28° scudetto. Stare comunque dentro il basket, assolutamente. Ho fatto tutte le giovanili con la Scavolini Pesaro, io sono di Pesaro, sono nato a Pesaro e da lì in poi ho iniziato a girovagare per B1, A2, fino a poi arrivare in A1 a Montegranaro, dove ho giocato 3 anni, poi ho fatto un anno a Cantù, 3 anni a Reggio Emilia e questo è il 5° anno qua a Milano. Ovviamente sono arrivato nella società, diciamo, per eccellenza, a giocare l'Eurolega, a provare a vincere il più possibile qua a Milano. Mi trovo molto bene e spero di continuare il più possibile. Mio papà e mia mamma giocatori di basket, quindi mio fratello attualmente gioca a Bologna in Serie A1. Appena sono nato mi ha messo la palla in mano e via, che ho iniziato da qua. Sicuramente un bambino che amava giocare, era pieno di energia, un bambino che non smetteva mai di capire cosa faceva mio fratello più grande. Io sono sempre stato un po' a cercare di osservare quello che faceva lui, perché ovviamente aveva iniziato prima a giocare a basket, quindi cresceva di più e quindi guardavo lui per poi poter fare le stesse cose. Abbiamo giocato tanti insieme e poi ho iniziato io a 13-14 anni ad avere la mia compagnia e quindi a essere comunque un ragazzo che cercava di convogliare lo studio, il basket, gli amici, per poi magari d'estate essere un po' più libero, ecco. Ho solamente filmati di mia mamma, ha giocato fino alla seconda serie, e molto bello, ha fatto anche l'allenatrice per i bambini più piccoli e mi ha allenato un anno, quando avevo 6 o 7 anni, quindi è stato veramente emozionante. Mio figlio Alessandro è simile a me, pieno di energia, sempre voglia di andare alla scoperta del mondo, e viene spesso a vedere le mie partite. Adesso ovviamente che ha 4 anni riesce a capire anche quando papà gioca, quando vince, quando perde, quindi mi riempie di domande. Il DNA è quello giusto, perché ha iniziato subito a prendere la palla in mano a 6 mesi, a fare la prima schiacciata nel canestrino piccolo. So benissimo che con questa Eurolega, con questo campionato, con questo format, lo vedo molto poco durante la stagione, quindi nei momenti in cui ci sono cerco di dargli tutto me stesso, di essere anche comunque un padre che quando c'è da sgridare lo si sgrida, quando c'è da farlo crescere c'è da farlo crescere, però il più delle volte quando lo vado a prendere a scuola me lo cerco di godere un po', di magari portarlo a basket, portarlo al parco, ecco, di essere un po' più papà nel vero senso della parola. San Siro l'ha visto 3 volte da fuori, stanno gli ho promesso che lo porto. Adesso arriverà il completino nuovo, ovviamente, perché lui vuole solo robe nuove, quindi arriverà il completino nuovo, lo porterò a vedere il Milan e poi elimino magari gli amichetti interisti e ci siamo. Siamo 9 anni che siamo insieme, 6 anni sposati. E la prima volta che è uscita da Pesaro, dalla sua città natale, è stata con me per venire a Cantù. Un anno un po' difficile per me e quindi comunque abbiamo iniziato subito in salita. Poi diciamo che Reggio Emilia è stata, diciamo, la città dove ci ha fatto scoprire realmente il vero amore. Ci siamo sposati a Pesaro. E lei è rimasta incinta lì e poi Alessandra è nata a Milano e da qua siamo sempre fermi a Milano. Però la cosa bella tra di noi è che c'è veramente un gran rapporto di fiducia e di condivisione di tutto quello che si fa nella vita.
diventato tifoso di Milan grazie a mio papà. Grazie a mio papà che guardava le partite e poi a un campione che era Roberto Baggio, che era innamorato di lui, e nel momento in cui andò al Milan, da lì in poi il Milan mi è entrato dentro e da lì sono passati veramente tanti campioni. Ne cito due perché mi piacciono questi due, Pirlo e Seedorf. La mia prima volta a San Siro fu il derby 3-2, botta di Clarence Seedorf. E quel tiro che ha fatto alla fine, noi eravamo sotto, abbiamo ribaltato completamente. Diciamo che è iniziato subito a bomba per venire a San Siro. Poi ne ho viste tante altre, anche parecchi diciamo, dolori. E i ricordi del Milan sono tanti, da Kakà a Gattuso, a Ambrosini. Quello che mi piaceva di più era il Milan di Ancelotti. La casola maglia di Seedorf, Kakà, Romagnoli, due del Cincia personalizzate e poi quella di Inzaghi. Mettila in mezzo Patrick, palla nostra, Suso, Suso, tira Alessio, Suso, tira. Perché non tiriamo? Ma perché non tiriamo? Gol! Alessio Romagnoli, gol! Alessio! Il gol del capitano ancora! Sono molto orgoglioso di Alessio perché ha fatto un percorso veramente super. Ha anche rinunciato a qualche offerta pur di rimanere al Milan e quindi mi raccomando, guida la difesa come sai fare tu e fai anche qualche golletto che c'hai i piedi buoni. Io amo giocare in avanti, quindi mi piace il 4-3-3 con i terzini che spingono, perché secondo me abbiamo due terzini molto forti. Bisogna far segnare Piontek. E uno all'Inzaghi, io spero che nel momento in cui si sblocchi poi non si fermi più. Di solito le partite, quando non posso andare a San Siro, mi chiudo con tre o quattro milanisti di fiducia e quella è. E mogli, figli vanno di là, a meno che Ale non la vuole vedere, la guarda con noi. Il numero 20 è il giorno in cui io e Alessia ci siamo messi insieme. E quindi da lì in poi è diventato sempre il mio numero. Lo utilizzavo già precedentemente perché Sasha Djordjevic, attuale allenatore della Virtus Bologna della nazionale serba, giocava con quel numero a Pesaro e quindi io, che ero ragazzino e mi affacciavo alla Serie A allenandomi con loro, ero affascinato dalla sua capacità di playmaking. Innanzitutto Paolo come giocatore, non sono io a dirlo ma sono i numeri che parlano, è stato veramente un campione, un giocatore che ha fatto tutta la carriera al Milan, che veramente era un punto di riferimento sia per la difesa che comunque per tutti i tifosi, per l'ambiente, per la società, quindi è stato veramente un esempio di sport. Sono un po' uno di quelli che il Milan è milanisti, ecco, quindi mi fa molto piacere adesso che è entrata anche Boban. Sono molto contento del ruolo che ha Maldini, perché secondo me ha molte competenze dopo quello che ha fatto anche per il Milan, e spero che quest'anno possa togliersi anche lui delle soddisfazioni. Per me il basket prima di tutto è passione. Io amo questo sport, amo quello che faccio, vengo in palestra e cerco sempre di migliorarmi, quindi l'esempio lo do sul campo, arrivando magari un po' prima, finendo sempre dopo, cercando di rispettare il fuori dallo sport, quindi comunque orari, l'alimentazione la curo molto, quindi diciamo che l'esempio è quello che do per essere capitano. Poi ovvio cerco anche di curare un po' i social o di essere un po', di capire un po' i tifosi, ecco, perché comunque giocare a Milano non è mai semplice, però non è così difficile come sembra, ecco. E i tifosi ti chiedono soprattutto poche cose, quelle di giocare per la maglia, quello di buttarti su tutti i palloni, perché è in ricordo dell'Olimpia, ovviamente, dei tempi d'oro. Mi piacerebbe quest'anno ovviamente rivincere lo scudetto. Vince la Coppa Italia perché si gioca in casa mia, si gioca a Pesaro, quindi è veramente un qualcosa a cui punto.
e poi è ora di provare a entrare nelle prime 8 di Eurolega, quindi fare un playoff di Eurolega. Questo sarebbe veramente un bel cambio di passo e un bel obiettivo. È un leader esigente, ma veramente preparato. È un allenatore che ti chiede poche cose, ma quelle cose devono essere fatte al dettaglio. È un allenatore che esige concentrazione e mentalità per tutto l'allenamento o le partite che si fanno. E penso che i risultati e la carriera parlano, ecco. Milano ti offre tutto. Può essere pericolosa se non è la testa, ecco, perché comunque sia è una città veramente grande dove ogni sera hai la possibilità di fare veramente quello che vuoi. È bella perché va vissuta e io cerco di vivermela nei momenti giusti, magari portare tuo figlio al parco, magari andare a cena con tua moglie e i tuoi amici, magari dopo le partite andare nel locale per sentire un po' di musica. Comunque sia, è veramente una città da vivere che si sta sviluppando sempre di più e sempre più velocemente. È una città a cui io, mia moglie e mio figlio siamo molto affezionati e che magari in un futuro vorremmo vivere. Grazie mille a tutta la società. Io sono pronto per fare centrocampista centrale, se volete. Numero 20, Cinciarini. Ci siamo.